Presidente, torniamo su una questione che abbiamo affrontato anche recentemente, che riguarda Fico e la saga dei Ficobus. Questi autobus che stanno viaggiando vuoti, addirittura dati più recenti ci dicono che dalle 6 persone siamo passati alle 4 persone per corsa su 148 che questi mezzi potrebbero trasportare, e adesso ci siamo concentrati su quello che riguarda la pubblicità su questi mezzi, perché come tutti sapete sono mezzi brandizzati con il logo di Fico e che sono stati concessi a prezzi stracciati e senza nessun accordo scritto, dietro una stretta di mano. Per noi questa è una gestione inaccettabile di un'azienda che, lo ricordo, è a partecipazione completamente pubblica, quindi gestita con soldi dei cittadini, e su questo chiedo all'assessore spiegazioni, fermo restando che l'anticipo già, noi chiederemo le dimissioni della Presidente di Tiper e chiediamo all'assessore di accodarsi a questa nostra richiesta. Grazie. Come già precedentemente comunicato in risposta agli articoli 30, appunto, si confermano le seguenti informazioni che abbiamo ricevuto da Tiper. Cioè, l'iniziativa della linea F è di tipo sperimentale, con scadenza prevista il 31 di dicembre del 2018. E, tra l'altro, abbiamo già detto anche come Regione e come Comune che al termine della sperimentazione, se i risultati della sperimentazione confermeranno, diciamo, questi primi mesi, e ovviamente lo diremo il 31-12, non saremo assolutamente in imbarazzo nel chiedere e ottenere la destinazione di quegli autobus nell'ambito di una linea, diciamo, di trasporto pubblico che possa essere maggiormente partecipata e utile. Ma la sperimentazione è in corso e, come ha chiarito anche il sindaco della città di Bologna, lasciamo concludere la sperimentazione così come ci eravamo promessi di fare. Ma detto questo, questo era già oggetto dell'altra interrogazione. Diciamo, Tiper, così come ci comunica Tiper, ha concesso a Fico sui 4 autobus della linea F lo spazio per l'allestimento della pubblicità dinamica verso un corrispettivo di 400.000 euro, 40.000 euro, mi hanno scritto uno zero in più ragazzi, 40.000 euro sulla base di intese commerciali. 400.000 euro, secondo me lei non avrebbe fatto l'interrogazione. 40.000 euro sulla base di interesse commerciale di carattere verbale. Al momento, riguardo tali cifre, non sono ancora state messe fatture. L'allestimento degli spazi concessi sugli autobus da Tiper è stato effettuato tramite un proprio fornitore, direttamente da Fico, che ne ha sostenuto i costi. Si precisa inoltre che Tiper non ha concesso alcuno spazio a terra sulle pensiline. Consigliera Piccinini, a mio giudizio, più che parlare senza riscontri di prezzi stracciati, noi non ne abbiamo questi riscontri, e diciamo, adombrare la correttezza del management di Tiper, io penso che potremmo accordarci sul fatto che Tiper possa riferire in una commissione tutti gli elementi che possono essere oggetto di chiarimento e quindi, diciamo, anche di un rasseneramento, diciamo, dei toni che lei ha usato oggi molto duri. Naturalmente io non mi ritengo soddisfatta della risposta, perché sostanzialmente è quello che ci è stato detto da Tiper tramite accesso agli atti. Voglio solo ricordare che un privato qualsiasi che voglia effettuare il medesimo servizio che sta effettuando Fico sui nostri autobus, andando sul sito di Tiper, trova scritto che la pubblicità sugli autobus e sulle pensiline ci si può rivolgere al concessionario di Tiper, che è IGP Deco. Noi siamo andati a vedere le tariffe di IGP Deco, e questo è il riscontro che evidentemente manca all'assessore. Rispetto alle tariffe, ci dicono che per un autobus brandizzato, autobus normale, che circola per 12 mesi con la pubblicità di Fico, dovrebbe costare poco meno di 20.000 euro. Gli autobus brandizzati sono 4, quindi la cifra dovrebbe essere 80.000 euro. Peccato che non sia così. A Fico viene fatto l'ennesimo trattamento di favore, con uno sconto addirittura del 50%. Farinetti è sicuramente un imprenditore fortunato, con canali evidentemente
preferenziali, questo, lo ribadisco, è l'ennesimo favore che si aggiunge rispetto a tutta una serie di favori che noi abbiamo puntualmente sollevato, dalla concessione delle aree del CAB senza uno straccio di bando, alla pubblicità sui cartelli in tangenziale che sarebbero vietati dal codice della strada, dalla chiusura di un ufficio postale che era al servizio di un intero quartiere fieristico chiuso e dislocato all'interno e al servizio di Fico, per non citare l'assemblea che è saltata perché il Partito Democratico doveva andare in processione e in pellegrinaggio all'inaugurazione di questa cattedrale nel deserto, per finire con questi 4,3 milioni di euro di soldi pubblici per autobus che girano sostanzialmente vuoti. Vi ricordo che i dati più recenti ci dicono che addirittura sono passati da 6 persone a 4 persone su autobus doppi, che potrebbero portare 148 passeggeri. A questo si aggiunge una cosa, a mio avviso, gravissima, per cui noi chiediamo le dimissioni della Presidente Gualtieri di Tiper, perché questo prezzo è stato fatto senza nessun accordo scritto dietro, solamente dietro un accordo verbale, un'intesa commerciale di carattere verbale. Questa cosa non può esistere all'interno di una società partecipata dal pubblico. Non siamo né al mercato e nemmeno in un film di Totò quando vende la fontana di Trevi. Quindi io mi chiedo, di fronte a tutto questo, se Farinetto Tiperlui decidesse per esempio di non pagare questa presunta fattura, con quali peste d'appoggio Tiper andrebbe da lui a dirgli il prezzo era 40.000 euro, e se non fosse 40.000 euro e fossero 35, con quali peste d'appoggio noi andiamo davanti a questo imprenditore a dire che l'accordo era quello? Non esiste nessun accordo, questa cosa è allucinante, non siamo a casa vostra, non siamo al mercato. Allora, io credo che sia ora di finirla con questo rapporto, che secondo me è un rapporto di sudditanza e compiacenza verso un imprenditore privato particolarmente fortunato, probabilmente perché amico di, per un'impresa che a mio avviso non porta nessun valore aggiunto a questa città. Quindi, per concludere, gli abbiamo fatto un prestito di favore senza nessun accordo scritto, una cosa allucinante, e stiamo facendo girare questi autobus completamente vuoti, pagati con soldi pubblici, non per dare un servizio a qualcuno, perché non ci va nessuno su questi autobus, ma semplicemente per far girare la pubblicità di Fico a prezzi stracciati. Ed è per questo evidentemente che la proposta di Farinetti, che si è inventato addirittura di far girare questi autobus per il centro storico di Bologna, autobus doppi, una proposta allucinante, non so neanche di che cosa sta parlando, ma evidentemente era tutto una convenienza a suo favore. Quindi, a fronte di questo, io ribadisco che noi, di fronte a una gestione così vergognosa da parte di Tiper, noi chiederemo le dimissioni della Presidente Gualtieri, e mi dispiace che su questo non ho sentito nessuna parola da parte dell'assessore. Ribadisco che noi siamo, l'ho già detto in diverse occasioni, che la sperimentazione deve finire qui, perché qui c'è uno spreco palesato di soldi pubblici. Non possiamo permetterci di aspettare la fine dell'anno. Questo esperimento è un flop. E continuiamo invece a fare favori a Farinetti, è una roba inaccettabile.